la Maria Laura Fantozzi, che aveva il ristorante Il Cacciatore, nel periodo in cui all'ascesa del ponte non c'era un incrocio a quattro vie come oggi che proseguiva dal ponte verso Viale Italia. Prima lì la strada era chiusa, o si andava a destra verso le colline e Treggiaia, o si andava a sinistra in via Veneto e così via verso il ponte alla Navetta. Innanzitutto la Maria Laura, che ha vissuto quel periodo quando ancora il villaggio Gronchi era solo un progetto, cosa si ricorda di quelle strutture che poi sono state demolite? E ancor più direttamente, quanti anni avevi in quel periodo, Maria Laura? Sono nata nel 1947, quando sono stati fatti i lavori di ristrutturazione, avevo 12 anni, perciò ero già... I lavori di sfondamento. Di sfondamento. E già da tempo i vecchi, mentre bevevano un quartino di vino in bottega mia, ne parlavano. Però tutti dicevano, ma sono storie, nessuno butterà giù le case, è tanti anni che lo dicano, i soliti discorsi sono, nessuno farà niente. Invece i progetti, I progetti c'erano e... un bel giorno del 1959 sono venute le ruspe. Quello che i vecchi non avrebbero mai creduto che... Hanno buttato giù case, negozi, levato una storia delle famiglie che era 50 anni che vivevano lì. Tutto... quartiere storico di fuori del ponte. Così, mentre i bambini crescono nel nuovo, i vecchi si trovano spesso a parlare dei loro ricordi. Noi bimbi abbiamo assistito all'inizio della costruzione del villaggio Gronchi, della chiesa di San Giuseppe. Maria Laura, chi c'era? Cosa c'era in quella struttura prima che fosse demolita? Dove è ora la farmacia, c'era un grosso cancello, un grande cancello. E da lì entravamo nella proprietà dei Conti Gaddi, proprietari della casa sull'angolo dove poi hanno costruito la farmacia. La contessa Fernanda Lazzarini Gaddi e il sor Pietro Gaddi. Il contadino, la casa avevano un contadino che era proprio dove ora sono i giardini con i giochi per i bambini. Una grande casa colonica e poi una distesa di campi, di argini, di erba verde che brillava sotto il sole, di fossi con i gagnoni dell'acqua. Con quei fiori tipici. Con i fiori tipici, margherite, violette e campi sterminati di piscialletto nel gergo di quei tempi. E ora il famoso tarassaco, che è un'erba molto ricercata. Noi ragazzi correvamo per questi campi immensi, saltavamo gli argini, c'erano filari interminabili di uva, di bianca, nera, di colombano, di tutti i tipi. A metà del viale, dove ora è il parcheggio famoso che hanno costruito di recente, c'era una capanna di legno dove stava l'ortolano Gagliano e la moglie Assunta. E loro erano, oltre ai contadini, quelli che avevano chiesto un pezzetto di terra al conte e loro coltivavano per conto suo un piccolo orto. E io mi ricordo sempre che, siccome l'Assunta veniva anche da noi a fare le pulizie, un giorno mi portò a vedere i famosi capponi, quando e come li castrava. E questo era tutto un mondo di persone semplici. Una famiglia intera, i contadini Desideri a quel tempo erano i contadini del conte, e la nonna della Graziellina, che era una mia amica, la figlia di questi contadini, quando cuoceva il pane poi metteva in forno la schiacciata, ce la dava a tutti noi ragazzi. Dopo di loro, con l'avvento delle fabbriche, sono andati tutti in fabbrica,
Vennero i 18, la famiglia 18, sono stati gli ultimi e poi hanno abbattuto tutto e tutte quelle case che partivano dal cancello e arrivavano fino alla casa dove ora è la fioraia, questa sull'angolo. Tutte queste case, questo gruppo di case e i negozi sono stati buttati giù dalle ruspe. Ecco, ti ricordi cosa c'era esattamente in questo spazio poi riedificato? Allora c'era una grande casa dove abitavano tante famiglie. In questa casa, sotto alla casa, c'erano diversi negozi e arrivavano fino alla casa dove ora è la fioraia, c'erano una bottega di barbiere, barbiere mi pare si chiamava Gaetano. Poi, era Pontederese? Penso di sì, a quel tempo che era una bimba, lui era già una persona anziana di circa 70 anni. Il ciclista, un ciclista che si chiamava Damiano, e c'era, lo chiamavano il Tutolo di soprannome, e era un uomo anziano che vendeva zoccoli, ciabatte, tutte queste cose, e il famoso macellaio Torrini Eugenio, il babbo di Roberto della Guardia e di Ottavio, dei due Torrini che poi, conosciuti da noi, sì, oggi. E lì c'era questo macello. C'era Tosello, Tosello che era il babbo della Franca Fantozzi, che aveva la bottega di generi alimentari, che poi ora ha la solita bottega, è gestita dalla figlia nel Viale Italia. Era piccolino, tutto di pietra, con tutte le cose buone, perché Tosello era famoso per le cose buone che vendeva. E questi negozi furono cancellati e con loro andò via un pezzo di storia, perché erano caratteristici, con le vecchie stadere d'ottone, con le bilance. Che altro cosa avviene in quei casi lì, in quei frangenti lì? Avviene una distruzione di radici per chi ha conosciuto quelle radici. Cose. Quando siamo giovani forse si pensa di essere immortali, non si pensa che queste cose poi ci mancheranno tanto, e perciò non ci si fece nemmeno tanto caso. Invece di giocare nel Viale Italia, dove c'erano i campi, andavamo sull'argine, qui dietro l'era. Punto, e i nostri giochi continuarono ugualmente, perché insomma poi diventammo ragazzine e non ci si pensò più. Invece oggi poi ci si ricorda di quei bei tempi, che se penso a cosa c'era prima, campi sterminati di grano, onde pieni di papaveri, le lucciole che d'estate andavamo a prendere per mettere sotto il bicchiere, tutte queste cose ora che siamo vecchi, fra poco ci mancano, perché ci si affaccia alla finestra e si vede solamente macchine e cemento, non vediamo altro. Indubbiamente tante cose sono migliorate, però il paesaggio indubbiamente è peggiorato. Chi ha le radici composte di quella memoria, le ruspe gli hanno portato via anche la vita, insieme alle macerie. Elegante, il quartiere è diventato elegante, prima era campagna, perché la casa dove stavo io e la Maria Teresa, la mia sorella, qui ci sono le fedeli, poi va diritto c'è la piazza. C'era il distributore della Mora e poi del Gorin. Prima c'era il contadino Cerretini, perché un altro contadino era lì, Cerretini, capito dove è questo? Sì, dove è questo slargo? Che c'è sempre il fienile, l'hanno lasciato con i buchi. Allora poi lì hanno fatto la casa della roccia, dei minuti, quel palazzo rosa, poi c'è il palazzo a mattoncini, e quell'altra casa è la mia casa. Quella casa lì, fatta nel 1936 e distrutta dalla guerra, è stata ricostruita negli anni 1956. E accanto non c'erano queste case, c'era un campo di grano dei contadini del Ceretino. Nel 1960 hanno cominciato a costruire le case lì, in via delle colline. Prima erano tutti campi di grano, perciò la mia casa, insieme a quell'altra, era campagna, capito? Ora il quartiere è diventato elegante, è diventato quasi un centro, però i bimbi ora non giocano più, la piazzetta era la nostra vita, noi stavamo tanto fuori, ora la piazzetta che iniziava qui dalla Pescaccia era tutta la nostra piazzetta, che ora l'hanno dato un nome dopo tanti anni, questa piazza ora l'hanno intitolata la piazzetta del ponte.
Bellissimo. Io ho scritto la poesia alla piazzetta e ora la piazzetta ha un nome. E il mio sogno sarebbe quello di levare tutte le macchine dalla piazzetta, metterci due alberi e due panchine. Per noi bimbi ha voluto dire tanto, perché ora siamo gente di 60 anni e passa e siamo una ventina di questi bimbi nati tutti lì e quando ci si ritrova per una cena, si parla sempre di questa piazzetta. Ricca di botteghe, c'era il falegname, c'era il fabbro, c'era il mio ristorante che c'è sempre, l'unico rimasto, c'era il Falegname chi era? forno, il ciabatti, Poi il fabbro chi era? Che i baroni. faceva sto Il fabbro? baroni, il fabbro faceva, venivano i cavalli, li Fabbro. ferrava, fondeva il ferro, era una fucina veramente. C'era il Diomelli, fornaio, e sicché c'era sempre un odore di fascine, di pane, di biscotti, che Al sarebbe il forno nonno del del mitico Diomelli. Diomelli. Sull'angolo c'erano loro piccolini, una botteghina piccolina, c'era il ciabatti. I malloggi erano più dove è ora lo studio sul marciapiede era il malloggi, Le sementa. che erano era uno qui in via Vittorio Veneto, un fratello, e Fulvio, sì, e Dante erano due fratelli con due negozi di sementi. Ecco, questa è la storia del mio quartiere, di uno spezzato della mia vita, negli anni 50-60, quando io ero una bimba. E in questo quartiere abbiamo giocato, gioito, pianto, vissuto insieme ai miei amici e a tutte quelle persone che ri ho ricordato in questo video e a cui voglio tanto bene, sono tutti presenti nel mio cuore, nonostante che siano passati anni. E alla piazzetta del ponte la Maria Laura gli ha dedicato una bellissima poesia. Sento nell'aria, mossa dal vento, profumi antichi, mai dimenticati, di erba tagliata, di pane, di fascine bruciate. I bimbi giocano a palla nella piazza assolata e il vento nei capelli. I vecchi intrecciano giunchi per cesti capienti, seduti sulle scale di pietra, e le donne cantano vecchie nene lontane. La piazza pullula di amore e allegria. Oggi rumori assordanti, stridenti, coprono il silenzio di ieri. La piazza piange il tempo passato, noi la nostra giovinezza lontana.